Benvenuti in un nuovo video e benvenuti finalmente in una nuova challenge delle 24 ore. Sto qui per fare la challenge di The Gusta Box, come sempre ovviamente un appuntamento mensile nel mese di agosto. Avrete sicuramente già visto un unboxing, vi lascio tutto giù nell'info box e anche tutti i video unboxing precedenti e anche i video challenge precedenti. Sapete che non ci collaboro con The Gusta Box, è una cosa che ormai dico da marzo, ma lo dirò sempre. Per oggi nell'info box trovate il link col codice sconto, ma potete utilizzare direttamente anche solo il link, non è affiliato. Cosa praticamente per chi acquista per la prima volta sul sito di The Gusta Box, quindi che è la prima box per voi, invece di pagarla 15 euro, quasi 16 euro, la pagherete 9,99 euro. Io non ci guadagno nessuna percentuale, ma si accumulano dei punti, ma la stessa cosa anche a voi. Dal momento in cui effettuate l'ordine, The Gusta Box vi fornisce un link e un codice anche a voi da dare ad amici e parenti. Quindi questo servizio è una cosa fantastica. Io direi di iniziare questa meravigliosa challenge con loro. Devo dire la verità che rispetto agli altri video, questa è una box abbastanza dolce, diciamo basata principalmente sulla colazione, ma ho spiegato già anche nel video unboxing, quindi se ve lo siete perso fermate questo video e andate a vedere il mio video e poi ritornate qui da me. Allora, della Mr. Day non ho mai provato nulla di questo marchio, penso che ci siano delle muffin, non lo so. Comunque, proprio in generale, la cosa più famosa di questo marchio penso che siano i muffin, perché li ho visti spopolare comunque sul web, però io non li avevo mai provati. Quindi non so neanche cosa cambia, perché sta scritto nuovi ma sempre senza lattosio rispetto agli altri, forse la grandezza. Per un muffin, quindi per 50 grammi, ha 218 calorie, 11 grammi di grassi, 25 di carbo, 14 di zucchero e proteine 2,8. Ovviamente sempre la mia tazza di latte e caffè. All'interno ci sono 6 muffin con pepite di cioccolato fondente. Sì, raga, scusatemi se ogni tanto si tiene forse un po' il ventilatore in sottofondo e che di qua si muore ancora. C'è, ma la morbidezza somiglia molto l'odore ad un plum cake. Wow. No. Spaziale, veramente spaziale, morbidissimo. Non li avevo mai provati. Non sono duri. Sono veramente morbidi, morbidi, morbidi. Hanno, diciamo, la consistenza del plum cake. Io un altro me lo mangio. Quindi grazie di questo box per avermeli fatti provare. Una nuvola. C'è una nuvola, veramente. Direi le prime 500 calorie ci hanno portato a casa. Direi, raga, ovviamente una colazione super super gradita, super approvata, e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Un pranzetto un po' tristino, però non fa niente, alla fine il contenuto è quello che conta, giusto? A dopo. Eccoci qua con il pranzo, da come potete vedere un pranzo un po' misero, però va bene. Allora, novità, riso scotti, croc e gusta. Legumi piccanti, raga, ho paurissima. Se non mi sbaglio ci sono all'interno gli jalapenos. Aspettate, raga. Allora, mais 75%, piselli 12%, fagioli 7%, ceci 4%, pepe peperoncino, jalapeno. Questo vale, però 0,5, quindi. No, vabbè, ve le devo far vedere. Ok, assaggiamo.
Sono fortissimi. Eppure c'è il 0,05%, oh, mamma mia. Sapete che io proprio in generale sono proprio no, cioè subito lo sento il piccante, mamma mia, è proprio forte. Un prodotto vegan senza gluten. No, per me è troppo forte. Senza zuccheri, senza calorie, vita snella depurti alla pesca in acqua, vita snella con erbe depurative, rosa canina e melissa. Ok, assolutamente. Oddio raga, che odore di pesca, la vita di pesca. Sente tantissimo che ovviamente, diciamo, è tipo un infuso, ecco, perché è molto delicato, molto leggero, però è buonissimo. Raga, è talmente delicato che sembra che vi state bevendo l'acqua normale, solo che ovviamente c'è quel retro gusto di pesca. È la stessa sensazione. Cioè, si vede che non è nutte. Questo è per me... Infatti ho mangiato un paio, non le mangerò perché altrimenti poi il mio stomaco fa i capricci. Allora, della Sacra da 1939, allora, le mediterranee greche snocciolate con una goccia di olio extravergine d'oliva. Nuovo snack. Ok, proviamo. Il pacchetto è da 50 grammi. Assaggiamo. Guarda, sono buonissime. Guardate la degusta box che non sapete mai cosa uscirà. E io che poi ci realizzo anche una 24 ore. Ho sempre dei pranzi strani. Come la torta, tipo gli spaghetti con il ketchup. Pomodoro 100%, sì, ma sempre ketchup era. Quindi mi ritrovo sempre a fare pranzi strani. Mi dice, sì Giulia, quando te li mangi, raga, è il mio pranzo. Come devo fare? Accompagnato con qualcosa a smorza. Sono buonissimi. Però se amate il piccante, sì. Ma se siete come me, che non amate il piccante, raga, sono piccanti, sono forti. Tutto sommato. Tutto promosso. Buone. Alla fine tutto buono. Randa promossa, snack promossi, olive promosse. Sicuramente farò merenda tipo prestissimo. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Io da amante di caramelle gommose non potevo non provarle, stava venendo un po' di fame, sono sincera anche, quindi visto che abbiamo dei mini snack volevo provare queste, diciamoci alla fine sono caramelle gommose, caramelle morbidelle, marchio Sperlani, sottomarini, senza gelatina animale, quindi top sta cosa ragazzi, sacchetto riciclabile, quindi vediamo un po' come sono. Oddio che profumo! Diciamo sono anche leggermente più dure. Allora, volevo vedere un attimo il gusto, non mi ricordo. Vabbè, proviamo questa, secondo me fragola. Sono completamente diverse. Classiche caramelle gommose. Hanno tutto un altro sapore rispetto a queste. Sono buone però. Si sente che ci manca qualcosa. Cioè alla fine sono buone, però alla fine non sembrano caramelle gommose, ecco. Ok. Si sentono che sono più di qualità. Ecco. Ok, molto buone da dire la verità. Niente, quindi ci vediamo direttamente, questo è stato giusto un mini snack, ci vediamo direttamente con la merenda che sarà un pochino più sostanzioso. Ecco
eccomi qua con la merenda. Allora, raga, mi spaventa tantissimo, cioè principalmente per lei. Marchio Ricola, preparato per tisana, melissa, limoncella. Solubile all'istante, ottima sia calda che fredda. Io infatti fredda, perché cavolo anche no. All'interno c'è menta, sambuco, malva, salvia, melissa e timo. Raga, quella ovviamente, questo è il tè delle 5. Ci mangiamo un pacchetto di gentilini o svego al malto e miele. Sono dei biscotti. Vediamo un po' com'è. Io ho utilizzato due cucchiaini. Raga, è buonissimo. Forse è la menta, no? È la menta, il sambuco, quello che sento principalmente. È la menta. Guarda che è buonissima, fredda. Anche calda sicuramente, ma fredda è veramente spettacolare. Dissetante tantissimo, veramente super buona. Me l'avevo messo già una tisana. Ma non è divisa in pacchettini. Io ero convintissima, invece no. Ma allora, raga, avete presente la famosa scatola dei biscotti blu? Ecco. Raga, sono buonissimi. Croccantissimi, veramente super croccanti. No, questi se li trovate li dovete prendere. Questi per la croccantezza che hanno sono ottimi per decorare tipo, non so, un semifreddo oppure fare proprio dei gelati. Ad esempio metterci un po' di panna oppure qualcosa mischiato col pistacchio, fare proprio tipo dei gelatini. Che li compagli venite, lo farò sicuramente, perché raga, sono proprio croccanti, sono secondo me adatti per fare tipo dei mini gelati. Guarda, raga, sono veramente buoni, mai visti. Guarda, sono spaziali, ma sono proprio croccanti. Fatemi sapere se li avete provati. Buoni, è super merenda andata. E noi ci vediamo direttamente dopo con la cena. Eccoci qua con la cena. Allora, da bere dell'Achillea, azienda montana, succo bene, melagrana, bio. Scotti, croc e gusta, mais e riso. Semplice. Queste sono buone, cioè. Ma vedo galette. Non ci voleva una bella salsina. Poi ci voleva un po' di avocado, ma questo è uno spettacolo con i pomodori dentro. Legumi fatti a snack della Pedro, sono molto buoni questi mini snack, no? Perché li abbiamo provati, cioè li abbiamo trovati spesso nella degusta box, li troviamo anche nel calendario dell'avvento, che prenderà anche quest'anno ovviamente. Allora, che cos'è? Allora, tostati non fritti, fave alla mediterranea. Sono tipo gusto pizza. No, vabbè, che buone. Raga, sono buonissime. No, vabbè, raga, queste si mangiano così. Scusatemi, ma si mangiano così. Edamame con fave e barbabietole. Se
Ci sono pure io. Come si chiamano questi semini? Vabbè, non lo so. Questi mix sono buonissimi. Ma raga, mangiate tutti insieme. Poco. Io e la mia triste cena, vi salutiamo. Ma comunque, troppo buone. Già lo so che domani mi sveglierò con una fame micidiale. Infatti ho conservato due cose per domani a colazione. E niente, noi ci vediamo dopo con la colazione. Eccoci qua con la colazione. Allora dai ragazzi, stamattina pasta scelta. Abbiamo latte, il latte dell'Adez, mandorla, riso e avena senza zuccheri aggiunti. Un po' paura anche perché, se non mi sbaglio, io di questo marchio ho provato anche già altri gusti. Bello dolce, però prevale tanto l'avena e il riso. E li proviamo con questi. Fatemi aggiungere un altro 4 miliccali. Non riusciamo a fare niente. È buono, devo dire la verità. Della cavo. Senza coloranti né robe artificiali. Vabbè ragazzi, sono i cereali con il cioccolato all'interno. Io del marchio originale non li ho mai provati. Vabbè, però che peccato che non hanno fatto la confezione richiudibile. Peccato. Ricorda la 24 ore solo cereali americani. Raga, buono, adoro. Sono molto croccanti. Adesso raga, non ci resta che assaggiare l'oro della Morato Nuvolatte, latte e cacao con farina integrale. Sono così, queste farcite. Un po' amare. Questa è una bella crema a pistacchio. Mangiate così, non sono tutta questa gran cosa, però mangiate nel modo giusto, sì, una bella crema al pistacchio, un po' di Nutella. E siamo riusciti a fare anche questa 24 ore. E la prima 24 ore è andata. Quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!